anche Giuseppe Lupo, il segretario regionale del Partito Democratico, è venuto al Palaghiaccio di Catania per intervenire all'assemblea dell'MPA. Ecco, Lupo, il terzo polo e il PD sono sostanzialmente i vincitori dell'ultima tornata elettorale in Sicilia. Ma il vincitore è il Partito Democratico, perché dei 6 sindaci che hanno vinto a ballottaggio, 4 sono del Partito Democratico. Abbiamo vinto insieme al terzo polo e quindi è giusto che si riconosca innanzitutto che i siciliani hanno premiato questa alleanza. Ma i casi Noto e Bagheria sono comunque i più eclatanti questo sorpasso? Ma i casi più eclatanti sono Noto, Bagheria, ma sono anche Vittoria, sono anche Lentini, sono anche altri comuni, Campobello di Mazzara, Oramacca, comuni dove la destra ha sempre governato e dove adesso abbiamo vinto noi. A Ramacca il Partito Democratico era presente in consiglio comunale fino all'ultima consiliatura con un consigliere comunale. Oggi abbiamo il sindaco e la maggioranza del consiglio comunale. E quindi ovviamente squadra che vince non si cambia e intendete proseguire su questa strada? Io penso che la squadra si può ancora rafforzare. Come? Con chi? Allargando la partecipazione alla squadra agli altri partiti del centrosinistra per fare una coalizione ancora più larga, più forte, in grado di governare meglio nell'interesse della nostra regione. Lei sa che l'idea di fare le primarie di coalizione sono un po' improbabili con un leader come Raffaele Lombardo, glielo proporrete lo stesso? Ma anche nell'MPA c'è stato un dibattito fino a qualche mese fa sulla possibilità di scegliere il leader con le primarie, ne parla perfino il PDL, le primarie sono nel nostro DNA, io penso che noi dobbiamo avere fiducia nel popolo siciliano, affidiamo ai siciliani il compito di scegliere il leader che dovrà guidare la coalizione alternativa alla destra che ha governato male questa regione per costruire insieme una pagina politica nuova di svolta, davvero di cambiamento per la nostra Sicilia. E se non dovessero starci? Noi portiamo avanti la nostra proposta, siamo fiduciosi che il confronto possa davvero fare registrare dei passi in avanti, non mettiamo il carro davanti ai buoi, con fiducia e ottimismo rilanciamo le nostre proposte aprendoci al confronto per dire la nostra ma anche per ascoltare tutti. La ringrazio. Grazie.